scala, perché poi ci sono anche gli avversari, se si va a vedere i numeri anche che hanno fatto le altre squadre, a confrontarli si vede insomma, abbiamo fatto il nostro dovere proprio nella totale della disponibilità, nel totale della disponibilità della ricerca, dell'aiutare i compagni, del far venire fuori gli allenamenti in un certo modo, perché per poi giocare a calcio così bisogna allenarsi in un certo modo, per allenarsi in un certo modo ci vuole anche la partecipazione di quelli che giocano in questo livello di allenamento. Un mentale che ti porta ad allenare bene tutti. Quando si fa bene la professione, quando si gioca bene il terzo tempo, è questo qui, cioè che gli studiatori poi stanno veramente sani, quando si entra si fa come oggi e come domenica passata, quando è entrato Dzeko, quando è entrato quegli altri, quegli sono entrati, solo quando giocano Valencia, la partita contro il Genoa, come spesso è successo, poi quelli che sono entrati dalla panchina hanno risolto anche le partite. Sempre sono tutti dentro. Se si guarda il comportamento di Raja Nainggolan ieri in Dzeko sul falso proseguimento della barriera che ha fatto con Totti nella partita di Genoa, si vede poi la cura dei particolari che sono dentro, che vogliono dare un contributo, tutti vogliono esserci per arrivare là. Niente, buonasera mister Antonio Migliore, Lombardia TV. Lei ieri in conferenza aveva detto che questo Chievo era molto temibile, che aveva giocatori adatti proprio a questo tipo di realtà. E allora che significa? Che la Roma è incontenibile? Noi ci aspettavamo un risultato un po', lei aveva detto che era fortissimo. Allora che significa oggi? Che la Roma è veramente forte? Dalle televisioni si è giocata questa opportunità che si è creata in tutte queste partite, in tutto questo periodo della seconda parte del campionato, avevano ridotto tutto quel lavoro lì a una partita sola, oggi, perché poi diventava fondamentale, mentre quando siamo partiti la differenza, la distanza da alcune squadre, le gare da dover portare a casa con un filotto, tutte positive, sembrava quasi impossibile doverlo guardare questo girone di ritorno all'inizio, che si potesse ridurre così. Oggi invece loro l'avevano convertito tutto questo tempo, l'avevano ridotto una parte sopra la testa, poi probabilmente ci sarà anche l'altra. Lo spero, però la partita solo, mentre lui lavorerà tanto da fare, loro sono stati bravi a mettersi a disposizione a far bene il loro mestiere, a portare anche a casa probabilmente quello che doveva essere il loro impegno da assolvere dentro le spogliatoie sul lavoro quotidiano. Oggi hanno continuato a proporre quello fatto fino a questo momento qui e hanno messo la partita su dei binari giusti, poi quei 10 minuti sono stati rischiosi, dovevano fare il palo, fatto un intervento scelto. E quello lì dove noi abbiamo perso la palla, che non riesce a capire perché quando è il momento semplice, perché manca un po' di carattere e un po' di esperienza, perché in quel momento lì, quando è tutto facile, non c'è possibilità per gli altri se non gliela concedi. E lì che cosa fai? Gliela concedi, per cui in quello c'è da migliorare. Proprio quando è il momento dell'errore, ora non c'è più per nessuno. No, vedi che si batta la situazione, che si è la logica appunto, e ci vuole che qualcuno riesca a metterci del suo per mantenere il risultato che ci siamo meritati. Poi dopo con il posto in campo, alimentato un pochettino con Francesco, poi questo Totti è sicuramente maestro. Soprattutto quando viene via dalla linea difensiva e viene a palleggiare la propria superiorità a campo, allora lì
uccidi la possibilità di rinascita dell'avversario, perché in tutto questo fraseggio ci sono meriti che devono fare e poi non riescono. Ma in TV anche ora ha detto che trattenere un giocatore che se ne vuole andare è impossibile, però non avvisa questa volontà nei giocatori della Roma. Allora le voglio chiedere, per la tua esperienza, sì, quanto può pesare la volontà di un giocatore di restare rispetto alle logiche magari di mercato che possono portare magari i giocatori all'interno di quanta vita? Io sono proprio da contrario, per me chi vuole andare via deve andare via. No, ma se c'è un giocatore che non vuole andare via, magari che vuole se restare in campo, via, ma è io in Milano ho sempre fatto quello che mi pare, spero che lo faccia anche lei, cioè, allora anche mi pare, sto fermo quando mi pare, così sì, no? Le logiche che magari possono portare dei giocatori ad essere ceduti per ragioni di mercato, cioè, quanto può pensare per caso la volontà di un giocatore che si no, poi chiaramente ci sono dei parametri da dover tenere presente, da dover tenere di conto, perché viene dice io voglio il triplo dell'altro e questo poi ti ripea per tanti problemi come quello che vuole andare via e cerchi di trattenerlo. Quello che vuole andare via va via, è sempre un altro, perché poi c'è da andare a parlarci, c'è da andare a tu stai fuori, come oggi Strotto, ma lo chiamo 2 minuti prima di andare in 5 minuti prima, 4 ore prima di andare in saletta a dire la formazione. Gli dico guarda che oggi ho bisogno a partita iniziata del tuo contributo, nessun problema, io sono qui per ci voglio un giocatore così, se no poi se viene quello che no qui l'assessore poi vai a chiedere di entrare e aspetta 20 minuti prima di arrivare, fa l'offeso e poi dire non funziona, io non ce la faccio, per cui se mi insegnate qualcosa di più poi posso mettere a posto e posso migliorare. Io penso che quelli che vogliono andare via debbano andare via. Ciao Gianni, grazie per la prova. A Luca. Volevo chiederti questo, tra le tante situazioni diciamo incerte, in questo passaggio c'è quella di scelte, che a me sembra sia questo finale stagione sia il protagonista. Lui è un particolare anche oggi, con 2 o 3 grandi da parte. Ma lui in prestito, si parla di rinnovo del prestito, si è scattato, no? Cioè un altro portiere che avevamo preso come eventuale tassi. Ecco, se vuoi spiegarmi un po' qual è la tua posizione sul portiere della Roma del futuro, in particolare se come risulta a me tu vorresti la conferma di scelta. Grazie. Intanto, tra le tante situazioni di dubbie, tante non ce ne sono, ce ne sono poche. Sono 3 su 25 su 20 giocatori, 3 sono, cioè, ce ne hanno tutti, ce ne hanno di più. Lucas vuole rimanere in tutte le maniere. Szczęsny stiamo parlando perché lui vuole rimanere, però poi c'è una società, c'è una trattativa da fare, per cui bisognerà vedere gli sviluppi, ma si incanalano tutte e 2 nel migliore dei modi, perché quando ti dico io non voglio tornare a casa, voglio rimanere fuori, devo fare le sue forze, ma anch'io faccio le mie, però già avere il consenso dei calciatori ti mette nella posizione comoda. Poi noi abbiamo delle possibilità per quanto riguarda il portiere, la Roma ha delle possibilità, Sabatini ha già preparato delle possibilità, per cui prima si vive questa situazione e si lavora questa situazione. Base a quello che ci viene risposto, poi in base a quello che gli viene risposto lui ne porterà dentro altri ragionamenti, però perché il testo di Szczęsny e Szalami. Szalami ha già detto che lo vuole scattare. Ci vede proprio dei poteracci. Comunque. Scelte per scattare, ci vogliono parecchie, pilastri non so se mi piace. È già scritto il riscatto, sono quelli che hanno concordato prima, si ha detto, lo sa quanti sono, Sabatini lo sa, si ha detto che lo vuole scattare sapendo che non c'è, sì. Basta arrivarsi.
passare giusto. Dacci una mano, se sai, grazie.